Brooke, io ti amo. Non puoi dirmi queste cose. Perché no? Perché è quello che provi anche tu. No. Non devi aver paura di riconoscerlo. Non sarò uno psicanalista, d'accordo? Ma nascondere i sentimenti non serve a superarli. Ammettilo, Brooke. Dillo. Anche tu mi ami. Dillo. Solo sa quanto ti amo, Nicola. Su, avanti, asciuga queste lacrime. Ci ha fatto bene dirlo, no? Lo so, è che mi sento così ignobile. Non l'abbiamo fatto di proposito. Non è che io e te stessimo flirtando. È successo. Beh, avremmo dovuto impedirlo. Impedirlo? Io ho fatto tutto quello che potevo per evitarlo. Ho fatto tutto quello che potevo per dimenticarti. Sta di fatto però che non ci riesco, Brooke. Non so da che cosa dipenda. Non so se siano i tuoi occhi o questa scintilla che scocca fra di noi. Ma tu mi hai conquistato, tesoro. Mi hai travolto, capisci? Non posso fare a meno di pensare a te. Non riesco a voltarmi e andarmene. Per me è la stessa identica cosa. Ottimo. Perché ci è successo questo? Non ne ho la minima idea. Ma so una cosa. Non ho mai provato per nessuna donna al mondo quello che provo per te. E non credo che lo proverò mai più. Non parlo solo dell'aspetto sessuale, Brooke. È strano, in fondo. Per me la cosa più preziosa, più bella, è venuta dopo. Quando eravamo a letto, abbracciati. È come se in quel momento, all'improvviso, tutto avesse senso. Tutto sembrava come in perfetta armonia. Il mondo intero sembrava in armonia in quegli istanti. Io non mi ero mai sentito così. Io non ho mai neanche pensato di poter provare qualcosa di simile. E adesso non posso fare a meno di pensarci. Non so pensare a nient'altro. Possiamo continuare così. Lo sai bene quanto me. Sei il marito di Bridget. Ed è bene che tu rimanga il marito di Bridget. Sappiamo che cosa dobbiamo fare. Lo so che cosa devo fare. Il mio posto è con Bridget. L'ho tradita. Due volte. E l'ho pregata di riprendermi con sé, giurandole che non l'avrei più fatto. Ma tu che farai, Brooke? Non preoccuparti di me. Che diavolo vuol dire questo? Vuol dire semplicemente... No, senti, Brooke. Devi essere sincera con me. Devo sapere se accetti questa situazione. Guarda che se menti. Lo capisco. Se guardo indietro e ripenso alla mia vita, soprattutto a quella sentimentale, provo tristezza. Tutti quegli anni passati a correre dietro a Ridge. Ma tu, al contrario, ci hai visto del coraggio. Ci hai visto un segno di fedeltà e di determinazione. Perché ho seguito il mio cuore senza mai darmi per vinta.
E tu mi hai elogiato per questo. E così anch'io ho cominciato a vedermi sotto un'altra luce. Sei il solo uomo che mi abbia veramente capito. E che mi abbia accettato per quello che sono. Posso farne a meno? Non sarà facile. Ma per mia figlia sì. Sì, devo farlo. E lo farò. Che ne dici di tornare a Los Angeles? Non posso tornare a Los Angeles. Ho ancora alcune faccende da sistemare qui. Faccende? Quali faccende? In questo momento non te ne posso parlare. Brooke, invece me ne parlerai. E anche subito. Basta con i misteri. Da adesso giochiamo a carte scoperte. Che cos'altro c'è da dire? So che mi ami. E tu sai che io ti amo. Ma devo restare con Bridget. Ti riesce difficile accettarlo, è per questo che non vuoi tornare a Los Angeles. No, questa cosa l'ho accettata. Per me non c'è niente di più importante di Bridget. Ma allora di che cosa si tratta? Stavolta dovrai fidarti di me, Deacon, e non farmi tutte queste domande. Brooke, ascoltami. È un punto molto importante. Noi dobbiamo collaborare. E se vogliamo che Bridget non se ne accorga, non possono esserci segreti fra noi. Ti prego, dimmi. Di che cosa si tratta? Deacon, mi dispiace, ma stavolta devi rispettare il mio riservo. Questa faccenda non riguarda te, riguarda me. È una cosa strettamente personale. Brooke, tu sai tutto quanto di me. Io ti ho detto tutto, non capisco. Che cos'è? Hai paura che ti possa giudicare? Io ti amo. Amo tutto di te e niente di quello che potresti dirmi potrebbe mai. Devi credermi se ti dico che è meglio così per tutti. È meglio per te, per me e per Bridget. Chi è? Sono io, signora Logan. Susan. Ah, è la direttrice. Devi andare via. Brooke. No, smettila di insistere. Ti prego, fallo per me. Va via e goditi la tua vita. Ti voglio bene. Passa dal terrazzo. Scusi, volevo darle questo. Oh, che cos'è? Vitamine per la crescita, per il suo bambino. Grazie. Prego, ci vediamo domani. Va bene. Vitamine. Per il tuo bambino. Oh mio Dio. Sei incinta.